febbre, mal di testa, dolori articolari e poi raffreddore, tosse e mal di gola. Sono questi sintomi dell'influenza che ha già colpito 1,5 milioni di italiani dall'inizio di dicembre. 387.000 nuovi casi nella sola settimana dal 18 al 24. Eppure, secondo gli esperti, il vero picco arriverà in questi primi giorni di gennaio. E allora come fare per prevenire il contagio? La malattia si diffonde per via respiratoria e per questo motivo è importante non frequentare, sempre che sia possibile farlo, i luoghi chiusi, e per chi è affetto da questa malattia è importante avere un certo galateo respiratorio, nel senso di evitare le esternutazioni e usare del materiale a perdere per pulirsi il naso. Un'altra cosa relativamente importante è il lavaggio delle mani. Il lavaggio delle mani è la modalità migliore di prevenzione dell'influenza. A essere maggiormente colpiti dal virus sono i bambini con meno di 5 anni di età. Per loro l'incidenza è di 18,9 casi per 1000 assistiti. Scendono a 12,6 nella fascia dai 5 ai 14 anni. Ma quali sono i soggetti più esposti al rischio o complicazioni? Si tratta di soggetti di età superiore a 65 anni, soggetti che hanno delle malattie di base come cardiopatie, malattie croniche del polmone, diabete, alterazioni del fegato, che possono in qualche modo sviluppare più frequentemente di altri delle complicanze. Complicanze che per lo più riguardano la sovrapposizione di tipo batterico, cioè delle polmoniti. Per questo la miglior prevenzione contro l'influenza continua a essere la vaccinazione. La raccomandazione dunque per chi vuole evitare il virus e per i soggetti a rischio che ancora non si sono immunizzati è quello di farsi vaccinare al più presto.